Un trattore, simbolo della campagna, che non vuole arrendersi al cemento ad aprire il corteo che attraversa le strade di Dolo in un tripudio di vuvuzelas e palloncini colorati. In 2000 sono scesi in strada da tutta la Riviera a gridare il loro messaggio semplice e inequivocabile. Siamo stufi della cementificazione selvaggia di questo territorio. Questo territorio ha problemi gravi di inquinamento, di sicurezza idraulica. Bisogna cambiare la pianificazione regionale perché non è più possibile andare avanti così. La gente è davvero stanca di subire queste opere calate dall'alto. Le richieste: sistemazione dei corsi d'acqua e delle reti fognarie, no a Romea commerciale camionabile, potenziamento del trasporto pubblico, politiche a favore dell'agricoltura e del turismo e soprattutto fermare la cementificazione di una superficie pari a 6 milioni e mezzo di metri quadrati. Un paese grande quanto Dolo, Mira e Fiesso d'Arti come si insieme. Un appello gridato all'unisono dai cittadini, lo stesso che si ritrova nelle canzoni in Veneto del rapper Herman Medrano, voce di un territorio e di una popolazione che non vuole più permettere ad altri di decidere del suo futuro. Se puoi fare tantissimo, se puoi commissiare personalmente, facendo piccole robe, anche non buttando fuori una sigaretta dal finestrino della macchina, se puoi commissiare facendo dei piccoli gesti, se puoi anche partecipare, perché come diceva Gaber, la libertà è partecipazione, è assolutamente, hai ragione. Te devi metterti in gioco, in poche parole, te devi partecipare e fare vedere che te sei d'accordo o non d'accordo con certe decisioni che vengono prese assolutamente dall'alto.